del petrolio, il potere della fotosintesi e ancora il sonno contro l'asma? Questa è Newsroom, le nostre notizie al mondo. La tempesta si abbatte sui mercati energetici di Europa e Stati Uniti. L'OPEC, l'organizzazione dei principali produttori di petrolio, annuncia un taglio alla produzione. All'orizzonte un doppio effetto, sull'economia da una parte e sugli equilibri geopolitici dall'altra. Ai microfoni di Pop News l'analisi di Alessandro Albano, editor di investing.com. Il cartello dei paesi produttori ha deciso di ridurre l'offerta di 1,16 milioni di barili al giorno, una decisione che però non è solitaria, cioè va ad aggiungere ai tagli alla produzione decisi ad ottobre per un altro milione di barili aggiuntivi, in più a un'altra riduzione apportata dalla Russia poche settimane dopo quella dell'OPEC di ridurre ulteriormente l'offerta di 500.000 barili. Quindi ci troviamo di fronte a un taglio molto più ingente rispetto a quello deciso il weekend dal cartello dei paesi produttori. Questo ha essenzialmente due effetti dal punto di vista sia dell'economia che dal punto di vista della geopolitica. Dal punto di vista della geopolitica, perché questo va a identificare come l'Arabia Saudita possa o sembrerebbe entrare sempre di più nella sfera asiatica, dall'altra parte invece come questa riduzione dell'offerta possa andare a impattare un'inflazione dei prezzi energetici che negli ultimi mesi erano scesi, o meglio erano aumentati ma erano in rallentamento. Le ricadute sull'economia reale rischiano di essere gravi, ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Utilizzare la fotosintesi delle piante per combattere il cambiamento climatico. Questa è l'intuizione di un gruppo di scienziati internazionali guidati dall'Università di Cambridge. I ricercatori hanno scoperto che il punto della cellula in cui inizia la fotosintesi perde elettroni e questo potrebbe avere importanti implicazioni sulla produzione di biocarburanti rinnovabili. Che rende speciale la fotosintesi e la sua efficienza quasi al 100% di convertire la luce in elettroni. Con la comprensione dei meccanismi del processo sarà possibile usare questa conoscenza per migliorare la tecnologia delle celle solari esistenti, in modo tale da produrre energia in modo più efficiente e assorbire e immagazzinare meglio l'anidride carbonica. Ridurre il rischio di sviluppare l'asma grazie a un modello di sonno sano. Questo è il risultato di uno studio decennale condotto da un team della Shandong University in Cina, che ha utilizzato i dati di una ricerca della UK Biobank. Quello di sonno sano è quello di una persona mattiniera che dorme dalle 7 alle 9 ore a notte. Non soffre mai di insonnia o raramente, non russa e non ha sonnolenza frequente durante il giorno. Partendo da questo presupposto, questo modello di sonno ha ridotto il rischio di sviluppare asma del 44% nelle persone a basso rischio genetico, del 41% in quelle a rischio intermedio e del 37% in quelle ad alto rischio genetico. Thank you.
Trattandosi di uno studio osservazionale, i ricercatori sono cauti. La ricerca suggerisce che esiste un legame tra l'asma e il non dormire a sufficienza, anche se è troppo presto per dire che il trattamento del sonno scarso riduca il rischio di sviluppare l'asma.